Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi video assaggi. Allora, vado ad assaggiare le fisarmoniche, che sono una novità di cui si parla molto. Poi, questa qua, crostata, crema al limone e i cracker di mais e il caffè decaffeinato del Lido, giusto perché volevo aggiungere qualcosa che non ho mai assaggiato. Allora, io direi di tenere le fisarmoniche per ultime e di cominciare dal salato. Quindi, allora, non mi mangerò tutto il pacchetto, ovviamente, però siccome dopo io vado a lavorare e mi porto su qualcosa, mi porto su quello che non ho mangiato del cuore di crostata, della crostata che rimane, perché non la mangerò intera, anche se dovrebbero essere delle crostatine, credo. Vediamo. E poi il pacchetto di cracker che butto in un sacchetto e via. Quindi assaggiamo questi cracker di mais. Allora, hanno meno grassi e non si sente. Io i cracker li adoro. Da piccolina li mangiavo spesso, quelli normali. Questi, devo dire la verità, sono molto buoni. Approvati. Allora, passiamo alla crostata. Dopodiché assaggerò le fisarmoniche e poi dopo il caffè Deca del Conad. Allora, sono crostatine così. Come vi ho detto, dopo io la liquiderò in una, come si dice, in un sacchettino. Adesso assaggio un pezzo, è molto duro da tagliare, devo dire questa cosa. Allora, la crema al limone è molto buona e anche il fatto che la crostata rimane un po' dura dà il suo tocco. Non è male come crostata. Certo, mi sembra un sapore già sentito perché comunque per esempio anche la Mulino Bianco fa le torte al limone, quindi comunque la crema al limone non è niente di nuovo, però io nella crosta, con la crostata non l'avevo mai sentita ed è molto buona, è da riprendere. Dopo poi vi dico, una volta assaggiato anche il caffè, vabbè, una volta finite le merendine vi dico qual è la migliore e poi dopo vi dico anche il gusto del caffè perché non ha senso paragonare il caffè alle merendine. Vabbè, apro le fisarmoniche al contrario, questa me la mangio per intero, perché è un po' che aspetto, quindi me la merito. Praticamente sono 8 pezzi, è una merendina integrale praticamente, 8 cereali, quindi assaggiamo. Sapete cos'è che ricorda molto? Avete presente il Kinder Brioche integrale? È identico. Mm.
Mi correggo, non è identico, ma ci assomiglia molto perché qua sotto questa è molto più dura. Io di Kinder cereali, Kinder brioscoli lì, insomma, quelli integrali, ne ho mangiate parecchie, ok? Questa di sotto è un po' più dura e c'è un po' più di ripieno dentro. Però per il resto è la stessa identica cosa del Kinder. Buona, per carità, però non è niente di nuovo. Allora, se devo calcolare il gusto, le fisarmoniche vincono. Però se devo caricare. Guardare, stavo pensando di caricare un video, quindi mi è venuto in mente così, cioè ho detto così. Però se devo guardare all'originalità, per me vince il cracker della Pavisi. Cracker di mais, diverso dai soliti cracker. Poi vabbè, c'è il cuore di crostata perché è un po' meno originale, e poi ci sono le fisarmoniche che praticamente sono la copia delle Kinder cereali con un po' più di crema e insomma è un po' più dure, però non cambia quasi niente. Cioè, ripeto, sono la stessa cosa, sono un po' più dure con un po' più di crema, ma quello è. Cioè, non è una cosa che sul mercato, secondo me, c'era già. Quindi non aveva senso di farla. Cioè, casomai potevi farmi le fisarmoniche integrali, però col pistacchio. Allora in quel caso era diverso per forza di cose. O comunque con un altro ripieno, non sempre con sta crema di nocciolo e cacao, quello che è. Passiamo al caffè. Allora, qui abbiamo il caffè Deca. Voglio sentire com'è. Ragazzi, questo qui lo prendo amaro. È buono. Finito. Ho trovato un altro caffè, oltre a quello della Lavazza qualità rossa, che riesco a prendere amaro. Ottimo. Allora, è buono, non posso paragonarlo con le merendine. Comunque vi dico che ho mangiato un altro pezzettino di cracker. Quindi vuol dire che è veramente, veramente buono. Non vi ho detto i voti. Vabbè. Allora, facciamo così. Gran Pavesi 9,5, fisarmoniche 8,5 e crostata, crostata al limone 8, quello è il mio voto. E, tutto messo insieme dei calcoli che avevo fatto, cioè insomma dei pareri che vi ho detto prima. Invece per quanto riguarda il caffè, questo qui do un bel 9, è bevuto senza zucchero, quindi può essermi d'aiuto per due cose. Uno, togliere la caffeina. Cioè, diminuire la caffeina dal mio corpo, che è una cosa che voglio fare. Quindi, tanto io prendo il caffè solo per prendere il caffè, quindi non è che lo prendo perché ho sonno, lo prendo per il gusto di prenderlo, quindi tanto vale prendere qualche volta il Deca. E poi, cioè, se lo prendo senza zucchero è un altro valore aggiunto. Detto questo, questo video uscirà da qualche settimana perché voglio farlo uscire. Non la settimana di Pasqua, ma quella dopo, quindi magari il weekend, ecco, sabato in teoria. Faccio uscire questo video. E detto questo, appunto, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!